Fratelli e sorelle nerazzurre, buon pomeriggio a tutti. Oggi c'è la sfida contro la Fiorentina a Firenze all'Artemio Franchi. E come inizia la giornata? Con l'ordine dei giornalisti chiede a Conte di scusarsi con loro per la scelta che ha fatto. L'ordine dei giornalisti si lamenta. Non è da Conte fare una scelta, non è da Inter, scusate, fare una scelta così sommaria. Non ce l'aspettavamo. Oh, ma qui ci vuole rispetto per le persone, per i professionisti, per le società. L'Inter si deve imporre, sono anni che ci massacrate. E quando Mourinho disse il rumore dei nemici, aveva perfettamente ragione il caro José Mourinho di quello che diceva, perché oggi che siamo di nuovo in testa e che stiamo di nuovo ragionando, iniziando, scusate, a ragionare, iniziando a ragionare da grande squadra, di nuovo questo rumore si sente fortissimo. E allora dico una cosa, questa non è una scelta sommaria fatta dall'Inter, cari ragazzi, ma allora io ho fatto per tanti anni il capo animatore e tante volte capitava che quando uno del mio staff sbagliasse qualcosa, pagavano tutti per un errore di uno soltanto. È chiaro? Perché ci vuole rispetto. E fidatevi che quando pagano tutti perché sbaglia uno solo, fidatevi che poi ci pensate due volte prima di sbagliare. Come facevano i miei ragazzi? La stessa identica cosa. Se paga uno, poi gli altri si preoccupano pure di quello che scrive quell'altro. E dicono: aspetta un attimo, regolati. Il rispetto è questo. E non mi venite a dire che c'è la libertà di parola, la libertà di stampa e quanto altro, perché qui si parla di offese. E qui si parla di offese di dare ad un tifoso agio di fare delle offese gratuite su un giornale sportivo che ha caratura mondiale. Non solo nazionale, non solo nazionale, ma mondiale, è una testata giornalistica importantissima che dà voce a un tifoso che dice godo, che dà voce a un tifoso che insulta e offende con Antonio Conte. E non solo questo, perché non è tanto questo, ma la cosa più grave è che un giornalista dei livelli di Italo Cucci, che ho sempre stimato e rispettato, si permette il lusso di dire alla tua cattiveria aggiungo la mia e lancio l'hashtag. No, no, non parlate di scuse, non parlate di che vi si vengano rivolte delle scuse, perché non c'è scusa che tenga a una cosa del genere. Ma ditemi voi, datemi soltanto una volta, datemi soltanto un episodio. Un episodio, datemi, dove sia mai successa una cosa del genere. Datemi solo un episodio e io vi dico bravi, ma vi chiediamo scusa. Premetto che è una scelta dell'Inter e non di Antonio Conte, perché se l'Inter dice ad Antonio Conte vai a fare la conferenza stampa, che vieni pagato 12 milioni di euro all'anno, Antonio Conte va a fare la conferenza stampa. Quindi per tutti quelli che parlano di uomo senza palle, cercassero di far ragionare il cervello, perché Conte ne ha fin troppe di palle. Solo che siccome adesso sta sulla panchina dell'Inter, palle non ne ha più Antonio Conte. Ma guarda un po', ma guarda un po', Antonio Conte è un uomo che si fa rispettare. E adesso finalmente l'Inter è una società che si fa rispettare. Come non faceva in passato. Si è fatta rispettare solo quando c'era Mourinho di mezzo. Grazie al signor di Setúbal, re sommo mio sommo sacerdote. José Mourinho. Chiaro? Mio sommo re. È chiaro? Quindi non venite a fare i moralisti, chiedesse l'ordine dei giornalisti, è offeso, Antonio Conte chiedesse, ma scusate chi? Oggi ci giochiamo una partita importantissima dove la Fiorentina viene da due sconfitte consecutive, dove Montella probabilmente se perde punti va a casa. E voi mi venite a parlare di Conte che non si è presentato alla conferenza stampa. I titoli dei giornali sono tutti riferiti a questo, si riferiscono tutti a questa cosa. Ma che vergogna è questa?
Che vergogna è questa? Io ci metto la faccia, mettetecela tutti insieme la faccia. E dite al signor Cucci della grande cavolata che ha fatto, per usare un eufemismo, per utilizzare un eufemismo. Ma voglio precisare che ci sono persone serie del giornalismo italiano, ne cito qualcuno, come Gabriele Borzillo, che forse viene considerato forse poco per quello che vale, come Lapo De Carlo, che viene considerato ben che meno rispetto a ciò che vale. Menziono Filippo Tramontana, che meriterebbe più spazio. E ce ne sarebbero tanti altri da menzionare, tanti altri obiettivi e sportivi anche, che quando c'è da massacrare la propria squadra lo fanno, che quando c'è da fare i complimenti alle altre squadre lo fanno. E non si permetterebbero mai di parlare in questo modo di un allenatore di qualche altra squadra, mai, mai, perché la libertà di stampa è vero che esiste, la libertà di parola esiste e ci mancherebbe se non esistesse, ci mancherebbe, ma ci vuole rispetto per le persone, perché quelle sono state offese che non andavano avallate da un giornalista di quella caratura, punto. Arrivati adesso, ragazzi, se l'Inter non entra con il sangue agli occhi e gli spacca il fondo schiena alla Fiorentina, con tutto il rispetto che io ho per la Viola e con tutto il rispetto che io ho per Montella, che l'ho anche conosciuto a Lipari 2 anni fa, l'estate di 2 anni fa, l'Inter deve entrare con sangue agli occhi, punto. E non venite a parlare, piangete sempre, no. Qui si dice la verità, qui si parla con la verità, perché qui ci si mette la faccia, qui la gente mette la faccia, qui la gente va allo stadio, fa l'abbonamento, qui la gente paga fior di soldi per le pay TV e merita e vuole rispetto. Noi tifosi vogliamo rispetto per la nostra società e per il nostro allenatore ed è giusto che la società abbia preso un'imposizione del genere e che non si sia presentata alla conferenza stampa. Così la prossima volta, prima di sbagliare e mancare di rispetto alla gente, ci pensate 3 volte, 4 volte, 5 volte, 10 volte, non una soltanto. Caro ordine dei giornalisti, chiaro? Detto questo, pensiamo alla nostra Inter, stiamo attenti ad alcuni dei loro giocatori che sono, secondo me, da prendere il prossimo anno, non faccio nomi per scaramanzia. E ragazzi, sangue agli occhi, tifosi che sono allo stadio e che sono all'Artemio Franchi, sputate pure le tonsille per farvi sentire. Mi dispiace solo che io lavoro, che io non posso, non potrò neanche vedere il primo tempo e non so neanche se ce la faccio a vedere il secondo tempo. Ma ragazzi, aspetto vostre notizie. Mi raccomando, condividete questo video, seguite la pagina, chiamate i vostri amici, fateli venire tutti sulla pagina. Gli interisti, voglio gli interisti su questa pagina. Fateli venire con la carovana, con le borse, viaggiamo tutti insieme verso un solo obiettivo, tifare questa squadra, punto. Gli altri non contano niente per noi, solo noi, solo noi. Dobbiamo pensare a noi. Quindi chiamate tutti i fratelli e sorelle azzurre che conoscete, invitateli a iscriversi a questa pagina perché io credo di essere obiettiva fin troppo e credo di dare la possibilità di parola a tutti. A tutti, compresi chi non se lo merita a volte, ok? Quindi mi raccomando, seguitemi su Instagram se ancora non lo fate. Mi raccomando, Capuano Lucrezia, e andatevi ad iscrivere sul canale YouTube e seguite la pagina Amati di Inter, della quale sono una delle amministratrici. Pagina stupenda con quasi 100.000 followers, ragazzi. Non si scherza, eh. Allora, ragazzi, ricordatevi sempre che la vostra Lucri vi vuole bene e sempre, sempre, sempre. Vai Inter, forza! Forza Inter!